Fabio Matis presenta We Are The Net. Siamo tutti connessi. Una torcia luminosa nelle caverne digital ad illuminare il viaggio alla ricerca di nuove forme di vita. Ciao a tutti, bentornati. Dunque, ieri abbiamo parlato di Walt Disney e della scrittrice che ha inventato Mary Poppins. E vi ho detto, la forza, no, delle idee da una parte di imprenditoriale di Walt Disney e poi la creazione, no, dar vita a dei personaggi da parte della Travers. Oggi vi parlo di una cosa che è subito conseguente a questa cosa, ovvero mi sono imbattuto l'altro giorno in un articolo di Greg Braden. Chi è Greg Braden? Leggo dal sito scienzaecoscienza.it. Greg Braden è uno scienziato innovativo, ma anche un visionario e uno studioso poliedrico e affascinante. Deepak Chopra lo ha descritto così: Greg Braden ha una rara affascinante capacità di saper collegare le conoscenze del passato con la scienza del presente e del futuro, in una visione di prossima pace e consapevolezza globale. Nei suoi numerosi libri, Greg Braden si avventura oltre i confini della scienza e della spiritualità, offrendo soluzioni come di significato per vincere le sfide del nostro tempo. Ad oggi il suo lavoro ha condotto a scrivere libri capaci di scardinare i consolidati paradigmi del nostro vivere contemporaneo. L'effetto Isaia, il codice di Dio, la scienza perduta della preghiera, la Matrix divina, il codice del tempo e l'ultimo Deep Truth, la verità nascosta, tutti editi da Macro Edizioni in Italia. Insomma, questo è uno scienziato che è punto di riferimento della New Age e ha scritto un articolo che adesso vado a condensarvi il più possibile. Intitolava questo articolo I segreti della preghiera, ovvero il buon Greg da dove è partito? È partito parlando degli esseni. Allora apro subito una parentesi, poi la chiudo. Chi sono gli esseni? Per non andare sempre a citare Wikipedia, vado a prendere il mio dizionario enciclopedico di esoterismo e alla voce esseni, di Roberto Tresoldi, ne avevo già parlato in un'altra puntata anni fa. Gli esseni sono una comunità religiosa attestata in Israele ad almeno dal secondo secolo avanti Cristo fino al termine del primo secolo. Il nome potrebbe significare Pii Santi Venerabili. Le origini del movimento religioso degli Esseni sono di difficile datazione, perché gli autori classici come Giuseppe Flavio, Filone d'Alessandria, Plinio ne parlano come di un gruppo antichissimo, mentre i documenti effettivamente a nostra disposizione sono databili all'inizio del secondo secolo avanti Cristo. Risale infatti a quell'epoca il documento di Damasco, un testo ritrovato alla fine del XIX secolo nell'agenzia stanza di riservata alla conservazione di testi religiosi inutilizzabili della sinagoga di Damasco. Il testo è molto importante perché narra la separazione avvenuta all'interno del giudaismo, oppure all'interno della stessa setta degli Esseni, secondo altre interpretazioni, a causa della decadenza del fervore religioso e degli usi e costumi tradizionali giudaici. Un gruppo di devoti decise di allontanarsi dagli altri ebrei e vivere separatamente in luoghi deserti per coltivare la purezza della fede e della tradizione. Insomma, fanno una quotidiana, cioè, la regola della comunità è uno dei documenti più importanti delle opere qumraniche, cioè trovate nel Qumran. Sapete che in questo luogo sono state trovate un botto di cose vecchie riguardanti la gnosi, tipo i Vangeli gnostici, che vi consiglio, magari poi ne facciamo una puntata sui Vangeli gnostici, ma lo devo segnare. Insomma, questa regola comunità è un complesso scritti trovato integro o in frammenti numerose giare nascoste nella grotta della località di Qumran presso il Mar Morto.
Vedi i rotoli del Mar Morto. Il documento scritto in ebraico è uno dei primi a essere stato ritrovato, studiato, pubblicato e di capitale importanza per conoscere l'organizzazione della comunità essena di Qumran e in particolare per comprendere le regole della vita quotidiana rispettate da coloro che entravano nella comunità. Tramite questo documento risulta pertanto possibile capire come veramente vivessero gli esseni qumramici e quali fossero i loro obiettivi. Insomma, ve l'ho riassunto un pochino chi erano gli esseni. Quindi partiamo da questa roba qua. C'è Greg Braden, ci stanno gli esseni. Secondo Braden, gli antichi esseni consideravano ogni pensiero, sentimento, emozione e azione come una forma di preghiera, ponendoci in costante comunione con il mondo. E non andiamo molto lontano da quello che ho detto l'altra settimana, che insomma quando abbiamo un progetto o abbiamo un obiettivo, dobbiamo porci nel modo per cui capire se l'universo ci sta dando delle imbeccate giuste e quindi procedere. Non è molto lontano da quel concetto. La preghiera è vista come un linguaggio dimenticato che può influenzare la realtà, permettendo di scegliere tra diverse possibilità già esistenti. Cioè, la mia interpretazione, ovviamente. Io ho questo progetto. Tramite la preghiera, questo progetto obiettivo, quello che è, insomma. Tramite le parole, quindi, posso influenzare la realtà, permettendo di scegliere tra diverse possibilità già esistenti. Cioè, io ho mondi paralleli, ma tramite la parola e quindi la preghiera, per chi crede in un Dio, per chi crede in se stesso, per chi crede quello che gli pare, insomma, con la parola riesci a creare. L'atto di pregare implica sentire e comportarsi come se la preghiera fosse già stata esaudita, unificando pensiero, emozione e sentimento. Ok? Prendiamo pensiero, l'emozione, il sentimento. Li mixiamo tutti insieme ed ecco che alteriamo la realtà, cioè la alteriamo verso ciò che vogliamo tendere. Quando pensiero, emozione e sentimento sono allineati, possono trasformare i desideri in realtà. Un mancato allineamento tra questi elementi porta a una dispersione di energia, impedendo la realizzazione dei desideri. Desiderare, chiedere alle stelle, quindi pregare, pensate, no? Desidera, trarre dalle stelle, creare magie, in me, immaginare, no? Immaginate già, già creata questa cosa, immaginare, in me, mago, agere, il mago agisce, in me. La preghiera funziona anche senza comprendere esattamente come, e il suo potere deriva dalla focalizzazione dei sentimenti legati ai desideri, piuttosto che sul pensiero razionale. Quindi il caro Greg sta dicendo quello che io non so dire così bene, come ha detto lui probabilmente. Ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla New Age, tanto bistrattata, quanto a me piace proprio il termine New Age, perché nuovi anni, cioè c'è un cambiamento, una roba che scatta. Poi certo che c'è fuffa, ne possiamo parlare all'infinito. Però se tu alteri la tua coscienza e riesci a focalizzare l'obiettivo, quello potrebbe realizzarsi. Ora, non sto dicendo quello che è il male, ovvero se vuoi, puoi. È un po' diversa la cosa. Puoi tendere a quello. Distruggere. L'altro giorno parlavo della web radio. Io so che avrò una web radio un giorno, di nuovo, comunque un canale, qualcosa di molto simile. Io ce l'ho già visualizzato. So cosa chiedere o non chiedere, perché non c'è tanto la questione di chiedere, quanto di realizzare. Ne ho la forza? Sì. Ho le scuse? Sì. Le devo eliminare. Secondo me, portando in equilibrio nel nostro mondo moderno, la preghiera è anche quello che può anche essere
Adesso non fatemi dire cose che non vorrei dire, ma una persona sta male, e non c'è niente di male nel pregare. Guardate, io ho sempre preso in giro mia nonna che pregava davanti a Padre Pio, davanti alla salma, in televisione, no? C'era sta salma. Dice, che è questo Obi-Wan Kenobi? E mi dispiace di quello che ho detto, perché era una forma di meditazione altissima. In quel momento lei stava meditando ed è campata un sacco di anni, nonostante mille problemi al cuore. Ciao nonna, anche lei ci ascolta adesso da frequenze molto più alte. È importante, no? Visualizzare, perché la parola può creare. La parola crea. Questo almeno è quello che mi sento di aver imparato in questi anni di come dire, frequentazione della New Age, ma non quella becera ti faccio un corso da 20 euro così impari a meditare o ti faccio uscire fuori i poteri, quello non ci ho mai creduto. Quello che continuo a dire io è che se tu trovi la centratura in qualsiasi modo, vuoi fare il cattolico, l'ebreo, il wiccan, il musulmano, quello che ti pare, vuoi essere razione, eccetera, ma se tu trovi la centratura, è incredibile come si avverino i desideri. We are the net. Siamo tutti connessi, è un progetto di Fabio Mattis. Questa è la versione podcast nata nel 2018. We Are The Net vuole creare, sfruttando anche il digital, reti di anime non perfettamente allineate con il sentire comune. I classici difetti di fabbrica. Anzi, meravigliosi difetti di fabbrica. We Are The Net è un podcast volutamente bohemian, ecologista, spirituale, stralunato, che vuole creare, anche, una nuova materialità partendo dal digitale. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcasting e su wearethenet.it. Cerca il canale Telegram We Are The Net per ricevere tutti i giorni informazioni su questo e altri progetti connessi.